Oltre 4 tonnellate di generi alimentari a lunga conservazione in arrivo per la Caritas diocesana. Nuova Banca Etruria ha ripreso la collaborazione già attivata negli ultimi anni, confermando il suo impegno a favore delle persone maggiormente bisognose. Una vera e propria gara di solidarietà alla quale hanno preso parte, oltre all'Istituto di Credito Aretino, anche tutto il personale, compresi i pensionati. Noi abbiamo come vocazione, come strategia, quella di raccogliere denaro sul territorio e investirlo sul territorio dove lo raccogliamo. Evitare avventure che nel passato avevano fatto male alla Banca dell'Etruria e hanno rischiato che questi territori perdessero un valore inestimabile. E una volta ancora il personale di questa banca ha dimostrato quanto tenga questi valori, con quello che ha detto lei, il cuore, in un momento molto difficile per loro, in cui mediaticamente l'attenzione era elevatissima, però hanno dimenticato per un attimo tutto ciò che attorno a loro gli sembrava ostile, per dire: noi al territorio dobbiamo e dobbiamo solidarietà, e questo è avvenuto oggi. I colleghi hanno donato una quota e il totale di tutte le quote era libero, non c'era limite alla donazione, ha cubato circa 20.000 euro. Questi 20.000 euro sono stati suddivisi in 6 forniture di alimenti principali. In questo modo abbiamo voluto unire tutti i fornitori del territorio di Nuova Banca Etruria, in cui i dipendenti in questo momento si riconoscono e con un cuore grande come sono sempre stati. La risposta che hanno dato, rinnovato, perché già la cosa è avvenuta anche l'anno scorso, ecco, di impegnarsi tutti insieme ad aiutare chi è più in difficoltà ancora, nonostante le loro difficoltà, mi sembra che siano dei segnali sui quali, ecco, soffermarci, io dico da prete, meditare anche.